di sposare, perché quando io abitavo a Pizzaferrato noi parlavamo proprio pizzaferratese, il proprio dialetto, ma adesso voi parlate proprio tutti in grammatica, per me è impossibile parlare in grammatica come parlate tutti voi. Cioè, se mi serve un po' d'aiuto, c'ho mio cugino qui se ne parla che mi aiuta. La prima cosa che voglio dire è che, well, comincia così, l'ultima volta che ho venuto a Pizzaferrato io era il 66. Quando è venuto qui la prima volta era, adesso ritornato, c'è 65 anni, pesa solamente 100 kg e c'ha la forza di una gallina. Ma però vi dico che non vi posso dire che grande onore di trovarmi di nuovo qui a Pizzaferrato. Quando mi ha chiamato il vostro sindaco, Alberino, e il mio cugino Seribaldo, mi hanno detto che voleva fare qui per questo giorno. Vi dico la verità, non ci potevo credere. Io sono stato tanto fortunato, ho fatto una carriera lunga, è stato onorato a tutti i parti degli Stati Uniti, anzi sono stato onorato in Giappone e altri posti, ma vi dico sinceramente proprio dal mio cuore che quando mi hanno detto questo onore di morire qui a Pizzaferrato, se io ho messo tutti gli altri assieme, è piccolo a parte questo come mi sento io, perché se Pizzaferrato io ricordo tutti, perché nei primi 12 anni della mia vita sono stato qui, mi ricordo tante tante belle cose, ma mi ricordo anche quella brutta guerra. E sono queste cose che stanno sempre in testa che non puoi mai scordare. E per me Pizzaferrato è sempre dentro il mio cuore. Non mi importa se io campo 100 anni e dove abito, ma per me sono sempre pizzaferratese. Io ti ringrazio. Quando io ho girato il mondo, se ero in Giappone, se ero in Sudafrica, se mi trovo in Sud America, se mi trovo in Australia, quando mi hanno parlato i giornalisti o di radio o televisione che volevano sapere cose di me, io ho sempre detto che io sono nato a Pizzaferrato, in provincia di Chieti, nell'Abruzzo. Tante gente non sapevano che Pizzaferrato, mi domandavano dove è Pizzaferrato, ho fatto sempre meglio che potuto spiegare dove è Pizzaferrato. Ma adesso quando hanno saputo di questo giorno, mi hanno chiamato a New York, hanno fatto una bella scrittura di questo, anche a San Francisco, alla California, in a New York, a Philadelphia e anche a Pittsburgh. E mi piace tanto perché parlo di Pizzaferrato come una città che è conosciuta da tutti, perché come ha detto il vostro sindaco, proprio alla prima pagina dice San Martino ritorna a Pizzaferrato, come che Pizzaferrato insomma è conosciuto da tutti, anche mi hanno chiamato da Las Vegas, Nevada, e mi ha detto il giornalista, è vero che ritorna a Pizzaferrato? Sì, ma Pizzaferrato. E dopo quando io ritorno, lunedì devo andare a New York perché fanno una film della mia vita e sono contento adesso perché loro hanno saputo che io ritornavo qui e come ho cercato il vostro sindaco Marino che se facciamo fotografie questi signori fanno un film perché quando fanno questo qua io voglio e loro vogliono, non solo voglio io ma vogliono anche loro. Metto tutto assieme per quando fanno la storia, per fare la mia storia di Pizzaferrato. So, io sono tanto contento di questo fatto. E dopo anzi fanno un cinematografo che comincia alla fine di marzo. È chiamato, l'americano dice Big Like San Martino, che vuol dire grande come San Martino. È la storia di uno che si vuole sviluppare, che vuole diventare campione dello sport. Fanno vedere l'allenamento che ha fatto e anche questo cinematografico vi assicuro che un nome di Pizzaferrato c'è. So, voglio ringraziare il vostro sindaco
ringraziare il mio caro cugino Sinipato, perché sa che lui molto tempo che voleva qualche cosa così. E vi ringrazio tutti voi di Pizza Ferrato, perché questo è più, per me, questo è il più grande onore che io ho ricevuto nella mia vita. Finiti, voglio dire che è proprio una gioia perché di tornare qui a vedere gente che io ricordo tanto bene, anche i parenti, il signor Paolino qui, il signor Vincenzo, il signor Charmante, l'ho conosciuto ieri sera, però lo sono visto, e anche tanti altri parenti e amici. Non posso dire come sono contento e vi ringrazio tutto, proprio questo è il giorno che non mi scordo mai fino a tutto il resto della mia vita. So vi ringrazio a tutti. Tanto piacere. Dalla Calabria? Come è andata? Calabria? Ah, allora sei italiano? Sì, sì. Calabrese. Questo qua è il comandante della stazione Carabinieri Pizza Ferrato. Ah, tanto piacere. E dove? Che paese la Calabria? Sì, allora è tanta fortuna. Quanti anni c'hai se ti posso 21. Ah, oh, sei giovane allora, sei giovane. C'hai tempo. Fai allenamento? Sì, sì, sì. Sì, sì. Non fai allenamento? Sì, sto già facendo. Come la latte oppure altre cose? Sì, come sei tu è buono perché la latte...